Italiani, svegliatevi, che questi ci ammazzano. Laudato sì, mi signore, per Sor Acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Nell'acqua è essenziale per la vita, eppure noi non abbiamo la consapevolezza della sua scarsità. Dall'acqua nasciamo, di acqua siamo composti. È per questo che il diritto di accesso all'acqua è un diritto fondamentale, ma il vento del neoliberismo, dopo aver reso precario il lavoro, aver indebolito il sistema del welfare, sta dando ora l'assalto proprio ai diritti fondamentali, il diritto di accesso all'acqua. Mercificare, privatizzare l'acqua, non rappresenta una risposta alle necessità delle persone, no. Costituisce la consegna di un bene essenziale a chi intende trarne profitto, cioè alle multinazionali. La Bolivia è stato d'assedio. La scintilla che ha fatto scoppiare la rabbia che covava da tempo è stato l'annuncio di un aumento del prezzo dell'acqua potabile del 400%. Con la privatizzazione, ad aggiudicarsi l'appalto per la distribuzione dell'acqua è la multinazionale Agua del Tunari. I più assidui di questa resistenza sono i giovani, contro altri giovani, i militari. Poi i primi feriti e i primi morti, fino ad ora sono 5 o forse 6, e il governo tace. La Coca-Cola ha investito 10 milioni di euro per lanciare la propria minerale tra i britannici. L'acqua Dasani stava per diventare il gadget preferito dei giovani modaioli fissati con la forma, quando si è scoperto che la costosa bottiglietta, 1,40 euro per mezzo litro, contiene acqua del Tamigi depurata, e nemmeno poi tanto, visto che sono stati rintracciati elevati livelli di bromato, una sostanza cancerogena. Multinazionali delle acque che scorrazzano da un continente all'altro per accaparrarsi l'acqua che è di tutti, per poi rivenderla e ricavare dei profitti altissimi che sono invece riservati a pochi. È uno sfruttamento criminale. Terrorismo d'impresa. Distruggere le risorse idriche e i bacini forestali e acquiferi è una forma di terrorismo. L'Italia, il maggior consumatore mondiale di acqua minerale in bottiglia. Beh, questo primato italiano non soltanto alimenta i profitti delle multinazionali che sono proprietari dei marchi, ma contribuisce a inquinare l'ambiente con le bottiglie di plastica, i gas di scarico dei tir che se le trasportano su e giù per la penisola. Le acque del nord vengono vendute al sud, quelle del centro Italia vengono portate al nord. Nessuno si preoccupa di sapere, per esempio, quanti chilometri ha percorso l'acqua che sta bevendo per arrivare sulla sua tavola. I parametri di qualità previsti dalla legge per l'acqua potabile sono più restrittivi di quelli previsti per l'acqua minerale in bottiglia. Ma com'è possibile che la legge tratti con due pesi e due misure l'acqua potabile dell'acquedotto e quella in bottiglia? Ci raccontano delle gran balle tutti i giorni e noi ci lasciamo condizionare dalla pubblicità, riceviamo un'informazione deformata. Crediamo per esempio che l'acqua del rubinetto non sia buona, che non faccia bene alla salute, in alcuni casi che non sia potabile. Con un euro loro comprano 100.000 litri d'acqua. Adesso fate il conto quanta ve ne danno voi con un euro, eh? Per favore, smettiamola di bere acqua in bottiglia. Beviamo l'acqua del rubinetto a casa, pretendiamola al bar, al ristorante. No, non beviamo acqua del rubinetto. No, non bevi acqua del rubinetto. No. No, no, io bevo acqua normale. Io sì, bevo l'acqua del rubinetto. Ci sta a cuore l'acqua perché l'acqua è il cuore pulsante della vita. Perché l'acqua è vita. Quindi io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso